Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale Autostrada. Siracusa gela, il CAS non consegna i lavori, così come era stato programmato intanto il 24 maggio, prevista la cerimonia di avvio dei cantieri alla presenza del ministro Maurizio Lupi. Mentre è prevista per il 24 maggio prossimo una cerimonia del cantiere per la realizzazione dei tre lotti dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto compreso tra Rosolini e Modica, alla presenza del ministro dei lavori pubblici non sono stati consegnati i lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. L'atto avrebbe dovuto essere eseguito ieri dal Consorzio per le autostrade siciliane, ma così non è stato. La questione è passata sul tavolo dell'assessore regionale alle infrastrutture, che ha ricevuto una formale protesta da parte del parlamentare regionale siracusano Enzo Vinciullo. Non è possibile continuare a perdere ulteriore tempo, afferma Vinciullo, in considerazione che l'opera in questione deve essere completata e collaudata entro il 31 dicembre del 2015, pena la perdita del finanziamento concesso dall'Unione Europea. Dopo aver impiegato centinaia di giorni per aggiudicare i lavori che sono di fondamentale importanza per la ripartenza dell'economia della Sicilia, adesso dobbiamo assistere a questo ulteriore ed insopportabile balletto con conseguenziale perdita di tempo. Ho chiesto all'assessore, ha continuato l'onorevole Vinciullo, di intervenire subito per evitare ulteriore perdita di tempo e scongiurare così la perdita del finanziamento. Quattro persone sono state rinviate a giudizio perché ritenute responsabili, ricorderete, l'incendio avvenuto allo stabilimento Isab di Priolo il 20 dicembre del 2011. Incendio colposo è l'accusa che viene mossa dalla procura di Siracusa, per la quale il GUP del Tribunale Alessandra Giglia ha emesso il decreto di rinvio a giudizio a carico di quattro persone. La vicenda incriminata è l'incendio avvenuto all'interno dello stabilimento della Isab Impianti Nord di Priolo il 20 dicembre 2011, che costò il danneggiamento di un mezzo pesante, di un magazzino e di matasse di cavi. A reiterare la richiesta di rinvio a giudizio è stato il pubblico ministero Roberto Campisi, a carico di Martino Bruno, Domenico Longhitano, entrambi nella qualità di direttori delle operazioni, Giuseppe Fazzino e Paolo Grieco, quest'ultimi dipendenti della ditta Demont, incaricata dall'Isab a installare le linee antincendio. Secondo quanto sostenuto all'accusa, l'incendio sarebbe stato causato da imprudenza, imperizia e negligenza, oltre che per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La squadra di operai stava intervenendo al parco stoccaggi S10 dello stabilimento dell'Isab, in particolare il Fazzino, nell'effettuare una manovra a bordo di un sollevatore, accidentalmente avrebbe urtato con la ruota contro una valvola della condotta di benzina. Ciò avrebbe provocato la rottura della tubazione e la fuoriuscita dell'idrocarburo. In quegli istanti sarebbe transitato un camion OM Iveco condotto dal Grieco, che avrebbe provocato l'incendio. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante, danneggiato in parte un magazzino e distrutto alcune bobine di cavi elettrici. Nessun ferito, per fortuna. La difesa degli imputati aveva chiesto il proscioglimento nei confronti dei loro assistiti, invece dovranno affrontare il processo, la cui prima udienza è stata fissata l'11 dicembre prossimo dinanzi al giudice monocratico. Consiglio Comunale, arriva il sì per quanto riguarda il regolamento del campo scuola. Cosa cambia materialmente nella gestione della struttura sportiva? Vediamo insieme. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera il nuovo regolamento su tutti gli impianti del campo scuola Pippo di Natale. Vengono introdotte così alcune novità. Il documento definisce i termini dell'utilizzo e della gestione della struttura, che diventa appannaggio del comune sebbene resti confermata la comproprietà della provincia. L'atto si occupa anche della pista di atletica leggera, anche della palestra e del campo di calcio, e introduce l'utilizzo a pagamento da parte delle società sportive. Nel rispetto degli scopi originali, il Pippo di Natale resta riservato in via prioritaria all'attività sportiva scolastica, che si svolge sempre gratuitamente. Nella gestione il comune si avvarrà della collaborazione dell'ufficio scolastico territoriale del CONI. È prevista la figura di un direttore tecnico sportivo a titolo gratuito, diplomato ISEF o laureato in scienze motorie, oppure maestro dello sport del CONI. Il direttore affiancherà il dirigente comunale del settore politica dello sport e verrà nominato dall'amministrazione. La provincia può però opporre il suo dissenso. L'utilizzo degli impianti da parte delle scuole e delle società
sportive segue precise regole orarie alla palestra, possono accedere gli stessi sodalizi che utilizzano le altre strutture. In via provvisoria al campo scuola è ammessa la pratica del rugby. Gli utenti singoli possono svolgere attività fisica solo all'esterno della pista di atletica leggera. Le società che usufruiscono del campo di atletica, della palestra e del campo di calcio verseranno una tariffa di concessione. In sede di approvazione degli emendamenti è stata introdotta la tessera per i fruitori ed è stato previsto che la scelta del direttore avvenga attraverso avviso pubblico. Il provvedimento è stato l'unico approvato nel corso della seduta che si è sciolta per mancanza di numero legale quando sono iniziate le votazioni degli emendamenti al provvedimento successivo. Il regolamento per l'introduzione del fondo di solidarietà e assistenza della Polizia Municipale. La riunione è cominciata col rinvio a data di destinarsi le altre due proposte: l'istituzione del Museo Civico d'Arte Contemporanea Villa Reymann e il nuovo piano per il decoro urbano. Lo slittamento è stato dovuto all'assenza dell'assessore competente Paolo Giansiracusa, impegnato fuori sede. In apertura dei lavori del Consiglio Comunale ha preso la parola Elio Di Lorenzo per annunciare l'approvazione all'ARS di una proposta di legge che consente il passaggio degli impianti idrici in mano pubblica, una novità salutata con soddisfazione dal consigliere che ha sottolineato come si tratti di una legge e che ha raccolto le istanze partite da Siracusa. Potrebbe essere ad una svolta la questione dei pensionati ex ASI che dal novembre scorso non percepiscono più l'emolumento. Se ne è discusso in consiglio, in commissione attività produttive dell'ARS. Trascorsi 20 giorni alla richiesta, in assenza di un pronunciamento negativo da parte dell'ufficio legislativo, si potrà procedere al pagamento delle spettanze ai pensionati dei consorsi ASI che si sono visti bloccare il pagamento già da diversi mesi. Questa novità è emersa dalla riunione della Commissione Attività Produttiva all'ARS, nel corso della quale si è discusso sulla vertenza relativa al pagamento delle pensioni dei dipendenti e la disciolte ASI, le aree di sviluppo industriale, sospeso da novembre scorso a causa di chiarimenti richiesti dagli uffici legali della Regione Sicilia. Il governo regionale, ha detto il presidente della commissione Bruno Marziano, ha comunicato di avere chiesto un ulteriore parere all'ufficio legislativo e legale per poter procedere al pagamento nelle more dell'approvazione da parte dell'ARS della norma modificata alla luce della bocciatura del commissario dello Stato. Resta l'esigenza, aggiunge Marziano, di approvare al più presto la norma che ha già avuto l'ok della Commissione Attività Produttive e che serve a regolamentare definitivamente la questione del pagamento delle pensioni ai dipendenti delle ex ASI. Per quel che mi riguarda, conclude Marziano, chiederò che la norma rimanga inserita nella manovra correttiva o, se questa non dovesse arrivare in aula in tempi rapidi, la trasformerò in un disegno di legge composto di un solo articolo. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, ma vi aspettiamo per la seconda parte, a tra poco. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Sul reparto abbigliamento, sconti fino al 60%. Se hai tante idee per la testa, non farai un buco nell'acqua. Tuffati nella creatività e accendi la voglia di fai da te. Offerte valide dall'8 maggio al 1 giugno. Idropittura bianca, traspirante, 14 litri, euro 24,90. Gazebo in metallo, 159 euro. Barbecue a carbonella, euro 44,90. Tosa erba elettrico Black & Decker, euro 89,90. Trapano abitatore a batteria, euro 39,90. Ventilatore da soffitto 5 pale, euro 44,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino, presso il Parco Commerciale Belvedere. Suggestivi panorami, armoniosi suoni, uniche atmosfere. Marea. Per degustare sfiziosi aperitivi, pranzi e cene con piatti tradizionali a base di pesce locale o prelibate pizze.
un luogo esclusivo per organizzare banchetti, riunioni e ricorrenze, accompagnati da stimolante musica, anche dal vivo. Ristorante e pizzeria Lunch Bar Marea, alle spalle dell'ex Palazzo delle Poste, in Ortigia, nel cuore di Siracusa. Una veranda sul mare. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 6506 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. In esclusiva nello store Scavolini Siracusa, la vostra casa tutta Scavolini in 20 rate a interessi zero. Scavolini Store Siracusa, in viale Scala Greca 381. Allora, telecamera, riesce a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Deve rispondere del reato di abuso d'ufficio l'ex assessore comunale alla Polizia Municipale Mauro Basile, è rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Siracusa Alessandra Gigli, che ha accolto una specifica istanza da parte del sostituto procuratore generale Roberto Campisi, la vicenda della quale deve rispondere adesso davanti al Tribunale in composizione collegiale. Basile si riferisce al 26 ottobre del 2012. Basile, ricorderete, era assessore comunale nella giunta Visentin e quel giorno, secondo quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica, che ha coordinato tutte le indagini, avrebbe utilizzato una vettura di servizio della Polizia Municipale con alla guida un agente per ragioni personali in un itinerario cittadino. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 7 luglio. Protestano gli operatori di un asilo nido di Siracusa, non siamo pagati da oltre un anno, dicono e chiedono l'intervento da parte dell'amministrazione comunale di Siracusa. Non verrebbero pagati da almeno un anno i 15 lavoratori in un asilo nido di Via Specchi nella zona di Bosco Minniti. Mancherebbero due mensilità di 13 bloccate, oltre a due retribuzioni del 2012. E quanto sostengono chiedendo l'intervento immediato dell'amministrazione comunale, perché si impegna al pagamento diretto delle retribuzioni, ma anche alla revisione della delibera che prevede l'adeguamento alle tariffe nazionali dal 2008 ad oggi. In mattinata è previsto un incontro con l'assessore Lido Schiavo. Li abbiamo ascoltati. Da oltre un anno molte di voi siete in 15, non vengono pagate, quindi lavorate in una sorta di volontariato, in un asilo privato. Quanto vi devono dare e perché non ve lo stanno dando? Cosa vi hanno spiegato? Allora, dobbiamo percepire dal mese di maggio del 2013 fino al mese corrente, praticamente fino a oggi. Il motivo, insomma, la società cooperativa per cui lavoriamo non ha in regola, questo è quello che ci hanno spiegato, non ha in regola il DURC, di conseguenza il comune non può emettere questi pagamenti di queste fatture. Voi avete provato a parlare con loro, voi sostenete che non è possibile raggiungerli? Praticamente io personalmente ho provato a chiamare l'amministratore, diciamo, della cooperativa, che è una persona di Catania, ma non mi risponde neanche al telefono. Il nostro rappresentante sindacale, il signor Bonomo, ha provato a contattarlo e non prende più il telefono. Insomma, da gennaio praticamente non abbiamo più notizie. Voi non avete interrotto il servizio, continuate a prestare la vostra opera, ora in qualche modo vi state rivolgendo all'amministrazione comunale, chiedendo cosa? Chiediamo intanto un appoggio da parte del comune, visto che per
per un anno. Da un anno noi stiamo cercando di avere un contatto con l'assessore, con il sindaco, che in qualche modo un po' sono state latitanti. Oggi invece ci siamo decisamente con decisione farci sentire e quindi si sta muovendo qualcosa. Ci siamo rivolti in tutte le direzioni, non abbiamo tralasciato nulla e pare insomma che qualcosa si stia muovendo, però speriamo che qualcosa si vada alla conclusione. Se invece nulla dovesse avvenire, che avete intenzione di fare? Sinceramente non le so rispondere, perché non... Nel senso, continuerete comunque? Continueremo comunque, perché non possiamo interrompere un servizio proprio per spirito di responsabilità, però dobbiamo anche capire come si mettono le cose, perché non si può fare, se dobbiamo fare volontariato andiamo altrove a farlo. Diventa esecutiva la condanna inflitta a un siracusano che aveva messo a segno un furto. Infatti i poliziotti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 43enne Claudio Ietta, siracusano. L'uomo deve scontare adesso la pena di 6 mesi di reclusione in detenzione domiciliare per il reato di furto aggravato, quando con 2 persone lo scorso 18 marzo in una villetta di Punta Milocca a Siracusa aveva portato a termine un reato, cosa i 3 uomini, questa è la particolarità del colpo, si erano filmati con uno smartphone mentre erano all'opera. Alle 13.50 di ieri gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Malta, insieme ai colleghi della polizia scientifica hanno denunciato in stato di libertà un 60enne. Perché? Perché l'uomo stava tenendo in maniera violenta per il collo una donna, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, secondo quanto raccontano i poliziotti, anche oltraggiandoli e minacciandoli. Una coppia di siracusani sorpresa durante la notte da una pattuglia di carabinieri mentre sta rubando carciofi e per questo finisce in manette Alfredo Bonafede e Maria Bruno, 37 e 36 anni, sorpresi dai carabinieri alla stazione di Cassibile. Erano all'interno di un'azienda agricola in contrada Fanusa e stavano portando via 150 grammi di carciofi. In un momento di crisi occupazionale si pensa ad acquisire delle nozioni per mestieri che potrebbero dare nuove opportunità di lavoro e quanto a Siracusa si fa con un primo corso, il primo in Italia, per agenti marittimi. Siracusa si colloca al primo posto per le iniziative collegate all'avvio della formazione degli agenti marittimi. Gli uffici di Confcommercio infatti hanno dato vita ad un'esperienza che sta avendo riscontro tra coloro che in questo momento di profonda crisi economica ed occupazionale intendono acquisire conoscenze nuove di un mestiere allo stesso tempo antico ma innovativo. Con questo noi vorremmo piantare una bandierina dicendo che la formazione per noi è un'attività culturale dalla quale partire e lo vogliamo fare con un alto profilo professionale. Difatti abbiamo sviluppato un programma didattico che può preparare i futuri agenti marittimi, lo può fare qui a Siracusa, ma lo può fare anche in una dimensione virtuale per mezzo di Skype. E quindi stiamo ricevendo anche studenti da tutta la Sicilia, c'è uno studente collegato, anzi una studentessa collegata da Palermo che sta sviluppando le ore direttamente in aula tramite Skype. All'iniziativa partecipa anche l'Istituto Nautico Arezzo della Targia di Siracusa, come ci spiega lo stesso direttore Alfieri. Abbiamo, come dire, donato all'Istituto Nautico una borsa di studio. Questa borsa messa in palio all'interno dell'istituto consente ad uno studente di partecipare gratuitamente a questo percorso formativo di agente marittimo. Il consiglio di quartiere di Carnentini Nord, per fare uscire, e questa è l'intenzione, dall'isolamento dei cittadini, ha organizzato per il 31 maggio la giornata di primavera. Vediamo. Il 31 maggio decollerà la festa di primavera a Carlentini Nord. Ne parliamo con il presidente della circoscrizione Santuzzi, il dottor Marcello Ciaffaglione. La festa di primavera in sé per sé non vuol dire niente, anche perché è primavera inoltrata, anche se d'altra parte il meteo ancora ci ha impedito di vedere le rondini, non ce l'ha fatta vedere con molto ritardo, però la festa di primavera è un luogo comune. In effetti per noi vuole essere la maniera di creare una parentesi in quello che è l'isolamento purtroppo che viviamo in una realtà come Carlentini Nord e come Santuzzi in particolare, in cui non c'è un punto di raccolta, una corabia per i cittadini
per incontrarsi, per vedersi, per gustare quelli che sono i rapporti di buon vicinato, i rapporti di amicizia. Allora noi vogliamo creare questa parentesi nel senso che vogliamo portare i cittadini sulla piazza. L'unica piazza che abbiamo decente è Piazza Matteotti. Una particolare attenzione la dedichiamo ai bambini, e per i bambini ci sono delle attività ludico-sportive che vanno dalle Olimpiadi per l'infanzia, ci saranno corse ostacoli, corse per i sacchi, e il trattenimento, l'animazione per i bambini, palloncini, tutte queste cose qua. Ci sarà anche uno spettacolo musicale? Senza dubbio, perché naturalmente sarà l'età della serata dal gruppo musicale L'Amico del Liscio, da me è formato questo gruppo. Prima eravamo due elementi, adesso sono da solo, quindi ci sarà Latino Americano, Liscio, faremo ballare la gente che ha bisogno di ballare per tirarsi fuori da questa crisi mondiale che abbiamo. Terza posizione nella categoria repertorio sacro per il coro dei Tritoni Inquieti da Siracusa, diretti da Giuseppe Tiralongo. Quarto concorso internazionale di cori Voci Bianca, il Garda in coro, si è svolto a Malcesine sul Garda. Alla competizione corale quest'anno hanno preso parte 14 gruppi provenienti dall'Italia e dall'estero, quindi un buon momento per il coro dei Tritoni Inquieti. Per noi però è tutto, perché qui la nostra edizione si conclude. Vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. Chi voglia può, però, se vuole andare online e rivedere questa stessa edizione sul sito www.teletris.it. È tutto, vi saluto.